E a tre note molto particolareggiate che abbiamo presentato e inviato a 11 destinatari diversi della Regione Abruzzo, nessuno si è mai degnato di rispondere. Sono passati ben più dei 30 giorni previsti per legge e nessuno risponde ai dubbi che abbiamo sollevato, dubbi che riguardano alcuni aspetti specifici. Il primo, la salvaguardia dei dipendenti, c'è una clausola di salvaguardia del capitolato accettata dalla società che gestisce le Naiadi. Le Naiadi sono riaperte, come leggete su tutti i giornali, ma molti di questi dipendenti non sono stati richiamati. Chi della Regione Abruzzo sta controllando questo aspetto, per esempio, che tra l'altro è anche a tutela dei lavoratori che avevano perso gli stipendi precedenti? Il secondo aspetto, quello della garanzia fideiussoria provvisoria, è valida o non è valida quella prestata da una società di mutuo soccorso? Noi nutriamo dei dubbi, ma chi ci vuole risponderci a dirci se vale quella o non vale? Era una clausola prevista a pena di esclusione. Il terzo aspetto è quello che riguarda la garanzia fideiussoria definitiva. L'articolo 25 del capitolato dice che doveva essere presentata entro 15 giorni. È stata protocollata in regione o non c'è ancora neanche la garanzia fideiussoria? E poi il quarto è quello sulla qualità di questo contratto. Areacom aveva fatto un affidamento per 4 mesi con utenze interamente pagate dalla cittadinanza abruzzese e con 0 canone come corrispettivo. Poi invece viene firmato un verbale il 13 ottobre che è il verbale di affidamento d'urgenza anticipatorio della convenzione di 20 anni, convenzione che ancora c'è. E di quello che fine si fa? Cioè qual è l'atto di autotutela che revoca quell'affidamento dei 4 mesi? Chi paga il periodo che è andato dal 1 di settembre al 13 di ottobre? Ecco, su tutte queste domande vogliamo capire che cosa sta facendo la Regione Abruzzo e vogliamo vederci chiaro anche sulle sospensioni di questi giorni delle piscine. È possibile aprire le piscine nel terzo impianto più importante d'Italia senza che ci sia neanche la scia? Non c'è neanche la scia. Se voi chiedete a un barista di Pescara, a un commerciante di Pescara, se oggi si può permettere di fare una cosa del genere, vedete che cosa vi risponde. Altro che atteggiamento oppressivo nei confronti di questa società. Qui io credo che il tempo, la fretta, la sta facendo la cattiva consigliera.